Renato Milani. Sostenitori ci vediamo in Piazza del Duomo fra poco e poi alle 21, quindi innanzitutto un abbraccio e un pensiero ai militari feriti in Afghanistan e alle loro famiglie, mi sembra. Aveva bisogno del cambiamento e il voto lo ha dimostrato. Adesso voglio e vogliamo guardare avanti e mi ha fatto molto piacere la telefonata cordiale di Letizia Moratti che mi ha fatto i complimenti e si è dichiarata disponibile a lavorare per la nostra città. Anche questa telefonata dimostra che Milano può guardare in avanti con fiducia al suo futuro e che è già iniziata una stagione nuova che noi vogliamo continuare per 5 anni. Buongiorno. Una stagione che metta da parte contrapposizioni frontali e pensi al bene e ai beni comuni. Bravo. Voglio ringraziare tutti gli elettori, tutti coloro che hanno partecipato anche al secondo turno al voto. Milano ha avuto da questo punto di vista una percentuale incredibile, forse la maggiore in tutta Italia al secondo turno, e questo è un grosso segnale di partecipazione democratica che noi dobbiamo guardare con gioia. Chiaramente il mio ringraziamento particolare per le migliaia e migliaia di donne, uomini, di giovani e anziani che mi hanno accompagnato in questa avventura, che con me hanno elaborato il programma, che con me si sono spesi per il cambiamento, per liberare Milano come abbiamo fatto. Come tutti noi abbiamo vissuto, ma come tutta la città ha vissuto in questi mesi, e non solo in queste settimane, ma in tutti questi mesi, è rinato un impegno, un entusiasmo che Milano non vedeva da troppo tempo. Questo è un regalo che abbiamo fatto alla città. È stata una campagna elettorale unica, una campagna elettorale, questo può essere un ulteriore nostro insegnamento, che ha sconfitto i toni duri, che ha sconfitto le menzogne, che ha sconfitto la contrapposizione frontale col sorriso e l'ironia. Guardate che è stata una cosa unica che mai era successa. Chiaramente un ringraziamento particolare va a voi, a tutti i miei sostenitori, a tutte le persone che ho incontrato, che ho conosciuto, alle quali ho stretto le mani in questi mesi, e posso dire che ormai è nato un legame, un affetto, un'amicizia che mi accompagnerà in questi 5 anni. Senza di voi, ve lo dico e ve lo ribadisco, non cambierà Milano come la vogliamo noi, e noi la cambieremo come vogliamo noi.